Una quantità di occasioni gettate al vento, associate a una buona dose di coraggio, visto che nella mischia viene lanciata tanta gente fresca come gli under Morciano e Radici. Il Nova Fiente esce a testa alta, altissima dalla Coppa Emilia. 5 punti frutti di 2 pareggi e una vittoria lasciano ben sperare per un avvio che vedrà i gialloblu scendere in pista domenica prossima per la prima di campionato, sul campo del Colonnella. Ma di mezzo c'è anche la caccia, quella che avvia Merli nei primissimi minuti di gara quando calcia alle stelle questo pallone. È solo un lampo di un pomeriggio che si tinge, nonostante la maglia nera di gialloblu ospite, quando Stefanelli sfiora la marcatura con questo colpo di testa salvato sulla linea di porta. Preludio al gol, minuto 19, traversione sulla destra a cercare Robin Hood Cupi, colui che rubava ai ricchi per donare ai poveri, perché il gol è di Rapina, frutto di capacità tecnica e senso di posizione che calpestano la retroguardia avversaria. Per il terzino si tratta del secondo centro in gare ufficiali. Lo stesso Cupi ci prova nuovamente a gettare dentro un pallone invitante di Gori, palla fuori, ma posizione di offside per lui. Gori invece, fresco di gol nella domenica precedente, pennella una traiettoria che si alza di poco. Squadra a riposo, sullo 0-1. Nella ripresa ti aspetti la reazione del Valle Savio, sceso dalla promozione in prima categoria. Invece Fravoni si mostra faina, punizione a scavalcare Baldazzi, pallone fuori, di un nulla. La carica nel gialloblu la fa da padrona, la distanza proibitiva Stefanelli cerca il gol della domenica. I due continuano a divertirsi, Fravoni inventa, Stefanelli consegna di testa il pallone tra i guantoni di Baldazzi, ma nel momento migliore ecco la classica mazzata. Catalano insegue alla perfezione un calcio piazzato che, per via anche di un rimbalzo strano, tradisce i riflessi di Semprini, 1-1 e palla al centro. Neppure il tempo di piazzarsi che Fravoni innesca Stefanelli che in corsa alza la mira. Proprio il nazionale sammarinese disturba il rinvio Baldazzi, pallone che giunge tra i piedi di Maldinini, Baldazzi respinge, sulla ribattuta Morciano però spedisce alto. I due si ripetono, scambiano la sfera con Baldinini che giunge alla battuta, ma non inquadra questa volta il bersaglio. Punizione velenosa e tagliata di Fravoni, ribattuta corta, Rinaldi raccoglie ma viene murato in corner da un difensore avversario che rimane a terra, ma il compagno Taioli protesta col direttore di gara che estrae il rosso e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Parte opposta, punizione di Catalano, Semprini questa volta non si fa superare e sulla ripartenza Stefanelli addomestica la sfera, calcio di prima intenzione ma Baldazzi si supera. Finale ancora di marca ospite, Baldinini mette al centro, Stefanelli viene anticipato questa volta da Mazzotti. Ultimo brivido per un pareggio che certamente non accontenta la compagine di Achille Fabbri, uscita comunque tra gli applausi dei propri supporters.